Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 12° episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo salvato Damien, o per meglio dire l'ha salvato Shaymin dalle grinfie del culto abissale. E poi ragazzi, dopo aver fatto tutte le cose importanti e aver perso il Gardevoir Delta, che era entrato nel team tipo 3 secondi prima, abbiamo sbloccato la base segreta con la quale ho boostato i miei Pokémon fino al livello 40. Vedete che c'è in squadra Honor, ragazzi, che alla fine dello scorso episodio è rientrata all'interno del team a causa della perdita di Gardevoir. Vediamo se riuscirà a riconvincerci. Io spero che la serie vi stia piacendo. Se così, invito come al solito a lasciare un bellissimo mi piace. Premo anche per questo episodio a raggiungere 150 like. Rispondete alla domanda del giorno e come al solito sostenete questa magnifica serie. Detto ciò ragazzi, direi di proseguire nella nostra bellissima avventura. Ora mettiamo davanti Armin, direi che va bene. Alcuni Pokémon sono questi a livello 41, raga, perché gli Audino erano talmente forti, che cioè erano talmente davanti talmente tanta esperienza, che non sono riuscito a controllarmi. Nel frattempo qua abbiamo una cattura, questa dal verso è Lazzaro, è Ditto. Raga, sinceramente io la evito, perché proprio di un dito non riuscirei neanche a trovargli una vaga utilità, capito? Cioè nemmeno se lo faccio, se gli faccio fare il facchino dei Pokémon, non va bene. Ancora burnato! Che nervi! Io non ho le cure per ste cose! È come... la burnatura per me è come il cancro! Non c'è una cura per questa roba! Munchlax, cos'è sta merda? Cos'è? Cosa sei? Cosa t'hanno fatto da piccolo? Questo episodio è una merda! Questo episodio è iniziato da schifo! Dio buono! Allora, muori? Ok... sono più veloce? No, cioè, allora, io devo bestemmiare, perché non si spiega altrimenti tutto ciò. Cosa fa? Ah, ok, questo è Russar, ok, perfetto, non scleriamo più del dovuto. Chi cazzo è? Volbeat, dai, minchia, se non muore, quick attack, muori. Ok, bravo Mimikyu, grazie. Almeno tu, livello quasi 41, raga, è diventato il più forte del team senza un motivo apparente il nostro Quagsire Delta. Allora... la vita è una merda, noi andiamo a ricurarci e prendiamo un po' di Burn Heal, ma tanto sono sicuro che appena prendo le Burn Heal iniziano a congelarmi, perché funziona così nel mondo Pokémon. State a vedere, se mi congela, ti giuro, Gesù Cristo, che vengo a prenderti su sulla croce, veramente. Allora, perfetto, abbiamo 2777, la gang non si infama a pochi dollari, possiamo proseguire, ok. Passiamo tra le fronde di questi alberi e andiamo avanti. Sto sparando più cazzate del solito, un karateka che mi ferma a caso, cosa vuoi tirarmi un pugno? Gloom, sei un karateka e c'hai Gloom, cosa ti dice il cervello? Allora, dai, vedi di... Lucky Kent, cazzo è? Cazzo è? Ah, aspetta, Fortune Canto. Da quando in inglese canto si dice... Vabbè, dettagli, probabilmente un errore di traduzione italiano, ci starebbe come cosa. Muori, beccata, no, ovviamente... Sei fermo? Ok. Iron Head dovresti schiettare. Mamma mia Armin, che potenza, signori. Ci avrà anche la natura storta, raga, però, cioè, veramente, vi sfido a dire che non è forte sto Pokémon. Ok, allora, adesso invece abbiamo un bellissimo Gallade. Proviamo con Ono, speri a Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen. Guardate che non gli toglie una mazza. Sì. Helping End, ok, si è fatto di acidi. Merda. Andrò giù. White Guard, raga, è scemo. È scemo in the cervel proprio. Cervel, grande traduzione. Chi è? Shroomish, ok, perfetto. Shroomish non dovrebbe essere un problema in teoria per Ono, che sale a livello 41. E attenzione ragazzi, perché Ono è il più forte del team. Out of nowhere, Zen Headbutt. No, aspetta, sono psi. Sono fisico, sono speciale. Sono speciale. Ipno è speciale, giusto? Forse è duttile. È fisico. È fisico. Dio, perché? Vabbè, ti bestemmi un pochino. Però, cazzo, mi merito questo!
Mi merito questo. Oddio, Dragalge, mi ero dimenticato dell'esistenza di sto Pokémon. Perfetto. Come lo butto giù io sto coso? Oh, o mando Armin che dovrebbe reggere circa tutte le sue mosse. E allora, lui è di Drago Veleno, giusto? Non c'entra un cazzo l'acqua con sto Pokémon. Perfetto, cioè nel senso, reggi. Non critare, ok, perfetto. Se avesse critato, raga, probabilmente avrei preso questo Pikachu e l'avrei tirato in faccia Rocket 25. Chi manda? Non lo so, devo switchare. Ma Dio, Mimikyu, oh, stavo per spaccare un righello che è già spaccato. Perfetto, mi piace questa cosa. Non c'è un cazzo di santino con cui pregare. Allora, aspettate. Oh, la difesa più alta ce l'ha Mimikyu. Io non posso far altro che pregare. Allora, so che... Ah, anche se Mimikyu ha la difesa più alta, muore se mi fa autodistruzione. Curiamo Armin, ho preso un po' di pozioni fuori parte. Non farlo, non farlo! Sì! Sì! Tua madre troia! Tua madre battona! Lilligant! Fermi, switchate! Oh! Dio! Ok! Perfetto! Ho visto veramente l'altissimo, raga! Gli ho stretto anche la mano nel mentre! Avvelenalo? No, niente da fare, perfetto! Teeter Dance, che cazzo vuol dire? La danza dei denti? No, stai fermo! Muori, muori, muori gentilmente. Muori gentilmente, no, no. Tua mamma, muori, muori. Grazie, ole, per piacere, minchia, miracolo. Cioè, non lo so se devo farmi pigliare per il culo dal mio starter. Allora, qua la cattura abbiamo detto che l'abbiamo già fatta. Qua abbiamo detto che non posso scendere di qua. E o non so come si faccia. Perché effettivamente, raga, mi avete detto che in sto gioco non esistono le caramelle rare. No, quelle ci sono. Non esistono le... come se chiaman, Dio. Le MN. Ok, ce l'abbiamo fatta. Io stavo... Non è che mi sto impazzendo. Volevo vedere se c'erano delle zone particolari. Ok, stiamo per entrare in una nuova foresta, ragazzi. Quindi like per la nuova foresta. Adesso chiedo like per qualsiasi cosa. Sono diventato cancro. XD. Allora, siamo entrati nel percorso 5. Dove c'è lo Gnomo Rocket. Samsara. Che cazzo è? Samsara. Tipo una canzone. Attenzione, Rocket 25 manda in campo Binacle. Luke, insomma, pessimi gusti, eh. Oh, abbiamo di nuovo qui il gnomo irlandese versione Luke che manda in campo Snover. Io sto aspettando, raga, che mandi in campo tipo un altro Spindle o robe del genere. Allora, Mimikyu, vai tu che in teoria dovremmo essere più veloci. Ma ce l'ha maledetti. Vaffanculo, va. Vai, in teoria Ice Shard, ma non mi fa nulla. Ok, Flame Charge ti manda giù, perfetto. Ho detto Ice... Ditemi che non ho detto Ice Charge, vi prego, perché altrimenti sarebbe ridicola come cosa. Allora, fermi, proviamo ad andare Armin contro Eevee, perché raga, metà testata dovrebbe andare giù. Poi raga, non si sa mai che qua gli Eevee ci hanno mosse strane che mi aprono il culo. Iron Head, Charm, guarda che schifezza esistenziale, guarda. Allora, vediamo se riesco a mandare Double Edge. Ti fai meno di droga, per piacere, grazie, olè. E Double Edge così, mi carica, sono un pezzo di ferro e mi fa Double Edge. Grandi allenatori, mi piacete sempre di più in sto gioco. Olè, perfetto, allora noi siamo a due morti, giusto? Sì, quindi dai, uno score più che decente, soprattutto per essere Insurgence. Tra l'altro da qua in avanti, raga, non ho più la guida di Luke che mi consiglia i livelli. Quindi io, nel caso, sappiate che mi busto come se non ci fosse un futuro. E tra l'altro, stavo pensando che siamo alla seconda palestra. Abbiamo appena superato la seconda palestra, ci abbiamo i Pokémon al 40. Tua madre nella stanza. Proviamo ad andare Queen, sperando che non mi apra il culo. Ok, perfetto, Shadow Ball che non ha effetto e ci sta. Payback, aia, Bite. Ok, perfetto, in teoria non dovremmo avere particolari problemi con Gengar, visto che siamo anche di tipo normale. Non ci può attaccare con le stab, però ovviamente ci può crittare come gli infami. E quindi giustamente Clamper. Ok, perfetto, oh, Clamper, dai. Non penso sia sto grande problema. Mi sta per aprire il culo, per l'appunto. Oh, super pozioni. Sì, ho comprato un fracco di rimedi, raga. A parte le Burnil, quelle non le avevo. Clamp, che è la sua mossa peculiare. Cazzo. No, oddio, Clamp dovrebbe essere presa. Ovviamente, per chi se lo stesse chiedendo, Creepy non conosce la... Ero ironico. No, cazzo, presa, è vero. Merda, Emo? Merda, mi è venuta con la morta. Emo? Questo è un problema. Allora, Whirlpool. Guarda che roba. Mi toglie PS come se fossero il pane. Che? Ok, fermi, 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 vai giù. Ok, perfetto, oddio.
L'ho rischiata qua, eh. Smoochum, ok, fermi, switchiamo che non vorrei mai, raga, che mi muoia per qualche strano motivo. Flame Charge, Lucky Kent, ok, no, perfetto, di nuovo quella mossa lì che è tradotta sbagliata in italiano, mi piace. Siamo a 9 minuti, bello quando ogni volta che controllo il cronometro siamo circa a 10 minuti, mi piace questa cosa. C'ho il timer, dovrei fidarmi più del mio istinto. La cattura qua l'ho già fatta, no, vero? Quindi la facciamo adesso, giusto? Sì. Vai, vai, anche questo ad occhi chiusi, me lo sento. Vamos, vai. Sarò sincero, non mi piacciono i Pokémon che stiamo trovando. Oh, questo qua, raga, è un altro ritorno. Il ritorno del mitico Randall. Voglio trafiggermi la gola. In questo esatto istante. Questa, dopo aver aperto un canale YouTube, è una delle più grandi stronzate che io abbia mai fatto in vita mia. Ok, ritorno di Randall, due paia di palle quadrate, ragazzi. Mi piace questa cosa. Oh, cos'è questo qua? Dizio un Burnil bestemmio. Ah, neanche una Full Heal, perfetto. Allora, esploriamo un po' questa zona qua. Abbiamo un tra l'altro molto bello sto percorso. Cosa? The other Colonel Town, you have to pay the fee. Sì, certo, esatto, proprio. Che cazzo sei, Equitalia. E poi mandi in campo Gulbin. Mandi in campo Gulpin, vuole farmi pagare le tasse, raga, e manda in campo Gulpin, cioè voi ditemi. Tra l'altro magari, raga, questo episodio sarà un po' più corto di quello dell'altra volta, che era venuto più lungo del solito. Sapete che io tendo a farli circa di 20 minuti, quindi magari, visto che quello dello scorso episodio è stato una cosa come 27 circa, qua cerchiamo un po' di ridurre. Non so chi manda, io mando un Pokémon duttile, quindi Mimikyu, mi puzzi di duttilità. Ok, sì, beh, dai, effettivamente. Psycho Shift, che cosa vuol dire? È questo Shift. Cioè quello che sto premendo adesso, ok. Devo ricordarmi, raga, di non premere pulsanti strani, perché non conosco i comandi, non vorrei mai che premessi il pulsante resetta gioco. Quindi, raga, cioè, tiratemi un cazzotto quando faccio questo, un cazzotto virtuale, picchiate il vostro monitor. Fermi! Chi è che ha avvelenato? Scusami, eh. Allora, dimmi che ho un antidoto. Non ho un antidoto, però ho una Full Heal. Grazie Buddha. Non credo nella tua filosofia, ma se ci sei, grazie. Detto ciò, proseguiamo. Allora, sì, non so esattamente dove... Oh, di qua penso di poterlo proseguire. Di poterlo proseguire, non si può sentire. No, John Frog c'era, raga, sto male. C'era Johnny. Non ci credo, c'era anche Kingler, eh. E io uso sintesi a caso, va bene, mi piacciono queste cose. Sì, ma io fugo, non hai capito. Peccato, raga, comunque le cascate le potremo risalire quando avremo la MN, quindi magari poi mi farò un giretto per la regione, se mai dovessi riuscire ad arrivare a un punto del gioco in cui avrò cascata, perché insomma con Insurgence non è proprio scontata come cosa, anzi tutt'altro. Qua mi sclicco come un paguro nel Sahara, però questi sono dettagli. Muori. Leech Seed. Grazie, ok. Mi sono fatto la merda addosso. Igglybuff chi è? Raga, un dubbio. Che cazzo è Glipoff? Ah, ok, perfetto. Non dovrebbe essere un grave problema. Pound. Ok, perfetto. Classica moneta inglese. Vabbè. Andiamo avanti, ma... Questa, raga, se volete lasciare dislike, cioè li capisco, nel senso. Super pozione, perfetto. Proseguiamo. In teoria c'era una caverna qui sopra che penso di dover... Samsara Cave, ok. Cioè, quindi mi stai dicendo un'altra cattura. Questa la guardiamo, raga. E attenzione. Se lo catturo. Se lo catturo, no, sua madre incastrata. Se lo catturo, raga. Qui lo dico. Voglio 300 like. C'ha il tasso di cattura della Madonna. Quindi, se possiamo aver piacere. Minchia. Ok, l'ho fatto pure flinciare. Dormi. Ok. Ok. Questa è la situazione ideale. Oh, Blissely è un ciccione. O curvi per i ben pensanti. Quindi, Edible! Se lo prendo voglio 300 like perché c'è il tasso di cattura di Gesù, lo ripeto. Infatti con la Edible non c'è entrato neanche per sbaglio. Ma come woke up? Madonna, a che ora l'ha impostata la sveglia? Allora, dormi di nuovo. Avrei potuto prendere un po' più di ult... No, beh, no, cazzo, le ho prese, è vero. Le ho prese a sto giro. Uno, due, tre...
No, 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 raga, cazzo, se lo prendo. Tra l'altro Blissey è un buon Pokémon, raga. Sarebbe il ritorno di Pupenaz. Raga, questo qua è l'episodio dei ritorni. Cioè, ho trovato solo Pokémon che ritornano. È allucinante sta cosa. A parte, vabbè, Ditto che non vale, perché Ditto non è un Pokémon. Io l'ho detto. Io l'ho detto. Quali voglio? Seduta stante. Dopo un'ora! Cioè no, però, magari, sì. Pupenaz. Ovviamente, raga, è una cheat, quindi se la cogliete siete delle persone ammirevoli, potremmo asserire. Oh, mandiamo Lily davanti. Tra l'altro noto con piacere che i livelli dei Pokémon si stanno un po'. Stanno un po' andando alla deriva. Diwot, muori, gentilmente, grazie. Visto che mi devo rifare anche un po' di vita. Perfetto, capiti a fagiolo. Siamo a 15 minuti, perfetto. E adesso direi di mettere davanti Serena. Visto che è rimasta a livello 40 e non è giusto che Serena stia più in basso degli altri Pokémon, visto che comunque la è la nostra waifu, sostanza, insieme a Lily, chiaramente. Però anche Lily era in basso, vedete, le waifu rimangono un po' indietro, non è giusta sta cosa. Chiedo perdono per questo errore, dai, qua se non c'è uno strumento nascosto, io sono Raul Bova, ve lo giuro. Allora, per piacere, troviamo sta roba, niente da fare. Le rocce malefiche con i palloncini satanici! Ogni tanto penso di aver picchiato davvero la testa da piccolo per dire certe cose. Oddio, questo lo voglio, raga, mi piace un bordello. Tra l'altro penso ci sia addirittura un modo in Insurgence, o forse era in Omicron, non mi ricordo. Sta di fatto che c'era un modo per... Ah, figo! Figo! Davvero si può fare? È sua sorella infame. No, dicevo, penso ci sia addirittura un mod in Insurgence per mettere gli sprite 3D di tutti i Pokémon. Però è una patch strana che sinceramente non ho paura a installare. Ok, Great Ball. Questa qua, raga, non era la caverna, ora che ci penso, in cui... Bello. 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 Hashtag penetrare le rocce con le pinne. No, non fatelo che altrimenti mi intasate la sezione commenti, finite tutti in spam. Ok, possiamo proseguire, ragazzi. Forse siamo addirittura arrivati alla prossima città. Coral Town, perfetto, sì, ci ho preso. Madonna, raga, che fenomeno che sono. Allora, ragazzi, adesso fatemi fare una cosa. Trovare il centro Pokémon, fondamentale. Prima di concludere l'episodio, ragazzi, proviamo a fare la cattura. Aspetta, mi metto un po' dritto. Proviamo a fare la cattura in un televisore. Sì. Sì, si può fare, ragazzi, si può fare di nuovo. Sono rimasto anch'io stupito da tale cose, però si può fare. Quindi prendiamo 6 Ultra Ball un po' a caso, così giusto per fare numero, e andiamo a cercare il primo televisore che ci capita. Parlo con te, mi sembra una... The Rezai Desert, che cazzo è? Io Rezai, tu Rezasti, gli Rezzo, noi Rezzammo, voi Rezzaste, si Rezzarono, no? Allora, parliamo un po' alla gente anche a caso di questa casa, prima di... A caso di questa casa? Tipo la 15ª volta quello di questa serie. Proviamo a cercare sto maledetto Pokémon di questa città, dai, vieni fuori, forza! Forza, 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 so che verrai fuori. Non penso fossero solo le TV di quella città, anche perché mi avete detto che effettivamente si può fare in tutte le città. Sto cominciando a perdere le speranze nel genere umano. Ok, trovato! Vai! Oddio, Cobalion! A livello 42, vero? Cazzo, non avevo realizzato che erano a livello altissimo. Questo qua è Nemesi, vero? Sì? Allora, fermi. Un altro water pass. Cazzo, non me lo confondere. E ha risolto con un crit. Ma va, fangulo, va. Appena lanciato la crema per le labbra in culo ai lupi. Come giocarsi una cattura? Parte 1, perfetto. Ah, che vita. Allora, fatemi esplorare un po'. Ok, ok, da questa parte penso ci sia il deserto. Allora, vediamo un po', esploriamo un pochino la città. Tu mi sembri... Tu chi cazzo sei? The stock market è chiuso, torna in futuro, va bene, ci sta. Non capisco cosa vuoi, non capisco cosa vuoi, non ti cago di striscio. Niente, raga, mi sono giocato così la cattura. Che vita di merda. Oh, questo qua è l'uomo pulmino, questo qua che cazzo è? Coral Town è stata... Sì, ok, entriamo qua dentro. Ah, è un laboratorio, figo. Oh, parliamo un po' con la gente del laboratorio, che di solito questi qua sono utili. Oh, questo parla di Megastone, interessante. No, no, non voglio assolutamente unirmi al club degli scienziati. Devo già dopo sto video qua andare a studiare per il debito, figuratevi. Figurati se voglio unirmi, guarda, ma proprio l'ultima cosa della mia vita. Piuttosto mi lancio da un burrone abbracciando Luke. Piuttosto, sì, in chance. Ah, mare a Roma? Penso.
Allora, vieni qua. My favorite, sì, sembrava... Icy Rock, perfetto, ci ha dato una roccia di ghiaccio. Mi piace questa cosa. Che dovrebbe essere roccia fredda in italiano, una roba del genere. Oh, sì, sto parlando un po' alla gente a caso, così possiamo tenere gli strumenti, visto che abbiamo ancora un po' di tempo. L'episodio più corto, sti cazzi. Parliamo ancora un po' alla gente, tra l'altro devo andare a bere, finito sto video, che sto registrando praticamente di fila all'altro video, e questo qua è scottata al mare, che cazzo è, sotto il sole di Riccione. Allora, vieni qua, tu, uomo. Duskstone, nero pietra, perfetto, interessante nero pietra. Allora, non mi interessa in realtà effettivamente quello che dicono, cioè vorrei solo avere gli strumenti. E tra l'altro non so neanche, cioè, quando è che finiscono le case, quale caso ho visitato, quale no. Botta in testa, sì, qua ci sarà uno strumento nascosto, che bello. C'è una grotta. Qua pure. Penso di aver... Forse mi manca questa casa qua, però poi dovrei averle viste tutte in teoria. Il cazzo, qua è la casa dove sono entrato per fare la, fra tante virgolette, cattura. Forse questa mi manca. Sì, no, questo karateka qua. Non lo so, raga, io ci riparlo, non è importante. Sì, mi interessa molto. Sì, abbiamo lì un altro esemplare di Marco Merrino. Ok, perfetto, entriamo anche qua dentro. Ok, lo gnomo da giardino. Luke. Cosa vedo? Raga, c'è Luke con Ambi. Io lo sapevo! Io l'ho sempre detto che avevate una relazione, bastardi. L'ho sempre detto. E comunque... Bella a tutti, ci viete! Per i più vecchi del canale. Mi spiace avervi rotto, diciamo, i timpani. Però andava fatto. Oppure potremmo fare tipo un mix, tipo... Salve a tutti, ci viete! Una roba del genere. Entriamo qua dentro? Cazzo è sta merda? Cos'è sto posto? Non c'è scritto che posto è. È Pokéghier. Bello! Beh, mi piace. Ho paura sinceramente a fare la cattura qua, però io suppongo sia un altro luogo. Quindi io provo a fare l'ultima cattura dell'episodio, che è un Gumi. Ecco, lui è lo sprite in 3D ad esempio, raga. Lui è lo sprite in 3D. Figo, mi piace. E boh, raga, lo prendo. Direi che è un altro posto, no? Lo prenderei. Dimmi che non hai. Ok, perfetto, non ha quell'abilità infame. Lo indeboliamo un attimino. Poi dopo questa cattura, raga, vado a controllare effettivamente dove è, diciamo, in che luogo è ufficialmente stato catturato. Poi magari questa grotta, raga, la visito nel prossimo video. Comunque non so quanto sia visitabile, cosa ci sia di figo qua dentro. Però comunque magari fatemelo sapere anche nei commenti, raga. Ovviamente non in questo video, perché non abbiamo tempo, soprattutto se questo qua ci mette 200 giorni a entrare in una cazzo di Ultra Ball. Grazie, Gesù bambino. Gumi, come lo chiamo questo? Lo chiamo... Allora, soft tissue... Allora, perfetto, è una gelatina. Lo chiamo... È un maschio, lo chiamo stomach. Lo chiamo stomaco, perfetto, mi piace. Perché? Perché sì. Che cazzo è? Che cazzo sei? Ma quello lì è? Oddio, è un puzzle che sto malissimo. Ok, raga, questo qua ovviamente lo farò magari nel prossimo episodio, che dite? Prossimo episodio me lo studio e vi faccio vedere come si risolve, giusto per sfizio. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono rimasto incastrato, ma sti cazzi. Se il video vi è piaciuto, per l'appunto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento in iscrizione al canale. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno e passate dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre in contatto con me. Mi raccomando, premete anche la campanella fondamentale per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.